It was then I realized there was something she wanted me to see. Grazie al cazzo. With my own eyes. Vabbè. Ma cosa cazzo ha fatto sto Richard? Che cazzo? Spezzo la strada ricreativa. Allora qua lo schermo è diviso in due. Sì, giusto perché oggi hai detto che non ti piaceva, adesso. Troppo, allora, se le parti di gioco c'è il troppo mi sconcentra, senza l'oggetto. Ma devi star sereno, cioè è il motivo per cui è peculiare il gioco, questa meccanica qua. Sì, esatto. A sheet of music. Boh, abbiamo tagliato solo che pezzo di spartito. Ok, possiamo andare tutti e due. Ok. Qua c'è un tavolo sopra. Tutto che cazzo c'è? Ah, Richard era un adulto intanto. Esatto. Tutto che cazzo faceva? Devo passare dietro a sto tavolo, oh, che cazzo. Aspetta che succeda una roba. Una flebo. Gettare via la grandezza, attenzione, ho portato una lettera. Ho passato alcuni anni a cercare di guidarlo nella giusta direzione, a cercare di fargli capire quanto... Darth Vader, tutto a posto? A cercare di fargli capire quanto potenziale avesse. Continuava a rifiutarsi, a dire che non era un pittore e che i nostri incontri erano solo una terapia, non un'espressione artistica. Alla fine cedette per sfinimento. Accettò di iscriversi all'università a condizione di poter scegliere il campo di studi, quindi decise di diventare architetto. All'inizio ero piuttosto scettico, pensavo che stesse gettando al vento la grandezza per una più misera competenza. Ma in fondo ero contento di essere stato l'unico ad aver portato alla luce le sue visioni. Poi incontrò lei. Le nostre sessioni di pittura andarono via via diminuendo. Non aveva più bisogno del mio aiuto per gestire i suoi demoni interiori. Allora, o noi siamo la bambina, noi siamo Lily, o erano due gemelle. Ah, ok. Lilian e Marianne. Potrebbe anche essere. Guarda qua che giro in sta posto qua. Altra lettera. Un ragazzo molto speciale. Ricordo la prima volta che lo incontrai. Era un semplice operaio di fabbrica, giovanissimo, sempre con gli occhi spalancati a guardarsi intorno, come un animale impaurito. I suoi genitori erano morti nella rivolta di Varsavia. Non ha mai voluto parlare di quello che gli accadde negli anni seguenti e io non insistetti mai. Ma presto divenne chiaro che non aveva nessuno al mondo. Capì immediatamente che, nonostante la sua giovane età, aveva visto cose che nessuno dovrebbe mai vedere. Mi resi conto che era bestiale. E niente, qua bisognerà trovare gli altri pezzi dello spartito. Poi qua c'è un ricordo da ricostruire. Ok. Sì, io il ricordo da ricostruire. Adesso sto cercando un eco dove c'è un cavallo disegnato in un disegno. Non riesco a prenderlo, sono coglione. Ok, preso. Gatto bianco, gatto nero. Ehm, mazurka. Stiale. Niente, mi manca ancora un pezzo dello spartito. Ah, boh. E io ancora, allora, io ho trovato un pezzo dello spartito. Niente, sto ricomponendo il ricordo. Io quello l'ho ricomposto. Attenzione, qua c'è un'altra lettera. Ursula.
altrove. Decisamente. No, basta, salta dialogo. Allora. Là ci sono delle bestie. Mi manca ancora un pezzo di spartito. Anche a me. Thomas, la profondità e la complessità della sua immaginazione mi ha sempre stupefatto. Rimanevo ipnotizzato dai paesaggi surreali che la sua mente riusciva a creare. Il modo in cui li descriveva, fin nel minimo dettaglio, come se fosse stato davvero lì presente. Come se qualcosa o qualcuno avesse alzato il velo e gli avesse permesso di sbirciare oltre i confini della nostra realtà. Un angelo? Un demone? Alla fine c'è differenza? Ma a me non importava, l'importante era che le sue visioni prendessero vita sulle mie tele. Qualcuno direbbe che usavo un ragazzo per alimentare la mia creatività in calo, ma come avrei potuto non farlo? Sprecare questa prospettiva unica, questo pozzo inesauribile di ispirazione. Quello sì che sarebbe stato un peccato imperdonabile. Anche a me manca un pezzo di spartito. Cos'è lì? Uno specchio? Quello tutto quello di sinistra, fondamentalmente. Sì, ma sarà in un'altra stanza, praticamente. Sarà nella stanza in cui ci sono quei cazzo di cosi che volano, forse. Però dobbiamo trovare più una fonte di luce. Tipo qua. Locked. Non si apre quella troia. Non si apre perché ci manca la chiave. No, basta che fai un tuffo nel mondo bestiale. Tenendo premuto cerchio. Ah, certo, hai ragione. Ho trovato, cos'è, un collare? Raga. Però mi devo muovere. Perché sono qua muori. Ah, è qua lo spartito, però... Ritorno normale, aspetta, poi ci rientro, aspetta. Sì, però come... Come l'apriamo la porta? Noi possiamo entrare lì dentro, ma bisogna trovare una maniera di aprire la porta, se no... Esatto, perché noi possiamo entrare con modo spirituale, però... Allora, ho trovato un collare. Anch'io. Che ho trovato tu prima. Qua magari dobbiamo fare qualcosa con sto collare altrove. Vero c'è. Che non ti fa interagire con il ricordo mentre sei solo eterea? Ok. Eterea. No, qua vedo che mi schiaccia X, ma... Sì, ti fa vedere. L'ho spartito. Ma niente. Allora, andiamo da quest'altra parte, vediamo che succede qua. Pieno di ricordi. Pieno così. Guilt. Humiliation. Stai calma, fammi vedere le cose. Rage. Gina. Ok. Basta, stelletta. Allora. Era diventata una nostra abitudine. Ci mettevamo seduti, album alla mano, poi lui chiudeva gli occhi e iniziava a parlare. Descriveva tutto quello che aveva visto nella mente, l'orrore e la meraviglia di mondi diversi dal nostro. Quello che iniziò come un innocente esercizio di immaginazione si trasformò in un pozzo senza fondo di ispirazione. Le mie mani non si riposavano un attimo e disegnavano furiosamente, mentre lui descriveva l'indescrivibile. Per un po' mi domandai perché fosse così ansioso di condividere con me le sue visioni. Lo consideravo un fardello, una fonte di dolore e angoscia. Ma alla fine capii. Voleva condividerle con qualcuno che considerasse qualcosa di bello, piuttosto che di folle. Niente, io... nel senso, ho preso sto collare, ma tanto di lì non puoi andare. Cioè, sto ricordo che non puoi fare. Che cazzo faccio con sto collare? Me lo giro nel... Non è un collare, è l'equatore di un mappamondo. E devi metterlo nel culo, nel mappamondo. Dove, devi mettere. E dove cazzo è il mappamondo? Lo so un pezzo. Il mappamondo. Tu l'hai già trovato il pappamondo? Il pappamondo, sì, l'ho già trovato il pappamondo. Ma è nel mondo reale, giusto? Sì, ci vai nel mondo reale, ma ci sei in tutti e due i mondi.
Poi c'è un piccolo puzzle da fare. La troia di... Abbiamo fatta, raga. Abbiamo fatto sta faccia di cazzo. Poi? Forse vedi il pappamondo. No, non lo vedi il pappamondo. Oh madonna, che casino. Ah, eccolo qua il mappamondo. Ok. Niente, sto provando a ruotare all'infinito a vedere cosa succede, però. Niente, raga, qua. Boh. Che cosa deve comporre? La faccia da cazzo? Che devo... Sì, devi fare la faccia. Ah, è un naso. Mm-mm. Quello è un naso. Ok. Qua non ci piace. Andiamo qua. Trovato una luce. The spark's too weak. Troppo debole. Naso, boh. Ah, serve lo spartito. Abbiamo capito. La faccia lo sta facendo al contrario. Psh. No, porca troia. Speciale, specialissimo. Sherlock Holmes è arrivato. Complimenti. Allora, qua. Chiave. Ok, ce l'ho fatta. Fare no, ma c'era un, di un merda. Disegno di fa. Vabbè, allora scanna sta pelle qua. Andiamo di là. Pigliamo l'altro pezzo di spartito. Torniamo di qua. Assorbiamo la luce. Ci ficchiamo nelle farfalle. Ok. Da qua cosa c'è? Caldi come boiler. Caldi come boiler. Vai. Devo prendere prima una cosa qua che non ho preso. Aspetta. Queste parti qua ci metto sempre un po' a farle, ma... Guarda, qua disegno. Ci sono della roba da guardare qua. Ma qua la mia penna stilo. RT RC. You were always there when I needed you. Let me return the favor. I don't know, Thomas. What about my work? The university. Rich, I know they kicked you out. I'm guessing you finally managed to piss off the right people. Stay with us, old friend. Do it for me. Ok, qua mi posso caricare. He brought him here. L'ha invitato qui. Poi mi manca lo spartito. Scassato un po' la minchia. La scintilla è troppo debole. Qua c'è un altro ricordo che non posso fare. Però posso leggere un po' tutto qua. Ah no, quello posso fare il ricordo. Che cazzo era disteso. Signor Rekovic. I'm sorry. He was a friend. I just... That's not true, Thomas. Ah no, non è vero. Pensavi che se lo fosse meritato. Raga. Cosa mi sfugge? Cosa non sto capendo? Ok, qua posso rompere sta cosa. Niente. Possiamo tornare indietro. Andare a mettere questo spazio. Ma io ho trovato la chiave, ho trovato un ricordo. Tutti stessi. No, Sbagliato. Ho sbagliato. Che fa? Vabbè, stai calma. Non urlare. Sono uscito. Vabbè, so cosa devo fare. Adesso ho la chiave, quindi. Ah no, è già che adesso c'è sto problema qua.
Aspetta. Troveremo lo spartito, se non mi sbaglio. Di qua si entrava, raga, non ci capisco più un cazzo. Eccoci qua. Poi già sono spartito di me. No. Tac. Perfetto. Qua Ce l'ho la c'è. luce adesso? Sì. Dai, raga. Però anche più piano, per favore, perché è assordante. Grazie. Facciamo l'onda energetica. Ma io voglio ricostruire questo ricordo, me lo faccio l'ufficio. Ok. Io ho superato le farfalle. Io devo prendere l'ultimo pezzo di spartito. Sono tornato nella sala principale. Cosa cazzo è quella mano lì? Eh Sì, no, sto raga, ricordo non me lo singhiozzo faccio no, più. eh. No, No. ora no, eh. Ok. Non fatemi Mi fa bestemmiare. comporre il ricordo, quel ricordo lì, chissà perché. Dove c'è lo spartito. Perché Adesso manca lo sicuramente. spartito. Ah, che coglione, ok. Ecco perché. Vado a suonare, aspetta. Minchia, attimi di terrore, pensavo fosse tornato il singhiozzo. Raga, No, no. dai, positivo, positivo. Sì, positivo. L'ultima volta volevo quasi. Vabbè, non lo dico che è Immagino. bannabile. Allora, qua c'è un dipinzio. Cosa ci devo fare? Lo componiamo. Dov'è il pianoforte però? Ah no, qua indietro era, aspetta. No, aspetta, il pianoforte dove cazzo è? Zio L'ufficio? Richard. E qua è il pianoforte, c'è davanti. E l'ufficio. Ok, adesso ho la potenza per superare gli stronzi. Una sensazione strana, dolore, tristezza. Raga. Non è che a Richard piacevano i bambini qua, perché. Mi sa. Un problema. Cioè, che Ah, cazzata faceva. le farfalle. Aspetta, aspetta. Poi le farfalle le vedo solo nel mondo vero, non nel mondo finto. Perché? Ah, qua. Un'altra lettera. Avevo chiuso, dovevano lasciarmi andare. Me. Richard Tarkovsky, il cui lavoro era apprezzato in tutto il continente, la cui immaginazione, come si dice, non conosceva limiti. Il mio stesso nome era sinonimo di arte pregevole. Tutto questo non contava nulla per quei burocrati senza anima, e per loro ero solo un problema, la fonte di pericolose idee liberali. Mi sentii tradito, vuoto. Dovevo andarmene, lasciare quella città di merda. Ma soprattutto avevo bisogno di un amico, quindi lo andai a cercare. Sapevo che sua moglie era morta da pochi mesi. All'epoca pensai che sarebbe stato meglio non interferire con il suo lutto. Avevo paura che ce l'avesse con me per questo, per non essere stato presente quando aveva più bisogno di me. E invece mi offrì una casa. Un botto di ricordi qua. Quindi un artista in declino, amico con il gestore del posto, si è fatto invitare qua, solo Questa che la bamb... ragazza, solo che c'era... la bambina gli ricorda. La bambina gli ricorda, lui si è messo a far robe con la bambina gli faceva, gli descriveva l'aldilà, ricordiamoci questo Sì. particolare, e probabilmente a una certa la bambina gli avrà dato la maniera di vederlo proprio, e secondo me, o quella roba là, quel... Porco Dio, si è mangiato Richard e tutti quanti, o Richard è diventato quell'affare lì, non lo so, non mi è ben chiaro. Esatto, potrebbe essere giusta la tua analisi. Vediamo sto ricordo qua.
too bit old to be playing with dolls. Here, I bought it especially for you. Oh, a ribbon? It's beautiful. Un fiocco. Yeah, let me. On the other hand, why don't you do it yourself? Pazzesco. Ma no, cosa ha fatto? Qualcosa dentro di lui si sia risvegliato. Eh sì, raga. Sì. Questo c'ha qualcosa. C'è inizia tutto, te lo ricordi? Inizia tutto con una bambina morta. Ce lo ricordiamo? Esatto. Sì, è vero. Va a finire che sì, cioè che ha ammazzato la bambina, ecco, comunque qualcosa ha fatto. Chiaramente, qualcosa di brutto alla bambina. Ecco qua il fiocco. Attenzione. Disperato. Oh, ce la fai? Ce la fa? Un momento, spacco la levetta. No, non volevo. To... Oh, God. Eccolo lì. What have I done? Raga. It feels cold. What have you done? Che cazzo hai combinato? Raga. Partito un video. Esatto, mi è partito da ora. I had never felt anything so desperate. It was calling out to me. It wanted to show me something. Raga, il mangia bambini. Trofeo. Esatto, trofeo. Where is it? Where is it? God fucking damn it! Beh, vabbè. Puttana schifosa. Thought I could protect her. Idiot! What would you think of me? I failed you. I failed us. It's all falling apart. What? Yes, I know. No, I need to be sure. There's gotta be something around here. Wait. You want what? Fuck! Sta parlando con la moglie morta o con il demone, secondo te? O col demone. Look who finally decided to let me out of my cage. And only when you need my help. Surprise. Surprise. You know what? I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on. Come on. Yeah. I can feel it. Okay. It's around here somewhere. Oh, well, that's real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. Well, you know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep... Puttana la madre. So long. Rovesciato Gesù Cristo, rovesciato. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. God damn it! There's nothing here! There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Well, screw this. I should have known better than to listen to you. Wait. What? There.
Where? What? What? You building tension? Grab the fucking thing! Would you shut up? Like he's obsessed. What is he? What have I done? We couldn't have known. I let him into my home. He was like a father to me. How could he do this to her? Fucking bastard! Who could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? We wait. And when he comes back, I'll just... Whoa. Easy, Tiger. Remember what's at stake here. Just let me do what I do. You better do it fast. Because if you don't, I will kill him. Okay. Thomas, I wasn't expecting you. Is everything all right, my friend? Did you do it, friend? Did I? What? My daughter. My 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas. Did you do it? I don't. I found the sketchbook. Forced myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page! Tell me you didn't hurt her, Richard. Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard. Tell me, and I'll let you go. It wasn't me. Thomas, you have to understand. There's this thing inside of me. Shut up. You have to believe me. I wanted to die. I'll make it quick. Thomas... I'm so sorry. She's my daughter! I never wanted any of this. I should never have come here. Cazzo, così, ma capisci? Knowing she's here. Knowing what she means to me. Thomas, I swear, I'll go away. You'll never... Wait, what are you... No! Let me out! Let me out!
Let me in! Bray Wyatt. Cancer has spread far enough. Time to cut it out. Ok, dimmi quando è finito il video. Finito ora. Ok. Ho messo pausa. Anche allora, perché sono partite le campane di Gesù Cristo. Ecco, esatto. Infatti... Intanto io qua ho fatto un macello, ho rovesciato di tutto, ma mi è finita roba pure sulla PS5. Aspetta, tieni il pensiero che risolvo sto problema e parliamo. Ma raga, gnocchi della Valvarite li digerisco a puntate praticamente, a rate. Che sofferenza. Hai 84 formaggi. Raga, gnocchi e 33 formaggi. Il sugo alleggerisce, dico sempre. Dove sì, raga, il marsala anche alleggerisce.